a way to pierce his Buddhist open hive. But first, I'm taking these fellas for ice cream as an apology for questioning Pierce's faith. Pierce says there's this 69th flavor I need to try. I am excited. Hey, guys, my car's over there. Cool. Guess what? I'm not actually taking them for ice cream. I am taking them to the county morgue, where I have confirmed that Pierce's mother's very unvaporized corpse will be lying on a stainless steel slab for all to see. Surprise! Welcome to reality. Welcome to death. Have fun. Good luck. Wow. You guys are real downers. Can't believe I made out with both of you. A couple of downers. Noi andiamo all'alveare aperto buddista di Pierce, ragazze, però prima li porto a prendere un gelato per rimediare al fatto di aver dubitato della fede di Pierce. Ragazzi, mi aspettate in auto? Sentite qua, non ho intenzione di portarli in gelateria. Andremo dritto e filato all'obitorio della Contea, dove ho avuto conferma che il corpo molto non vaporizzato della madre di Pierce giace su un tavolo di acciaio inossidabile lì in bella vista. Sorpresa! Benvenuti nella realtà, quella del sonno eterno. Wow. Vedo che la gioia vi invade, se pensa che mi sono fatto tutte e due. Hai i campanellini che fanno rumore. Ogni anello c'è una scusa diversa qua. Allora. Come la capretta di Heidi. Io ti propongo di rivederti la tua registrazione. Sì, ho capito, fa schifo. No. Soprattutto la prima, dove praticamente avevo un enfisema alla fine. Io me la riascuto con una punta di originale. Noi andiamo all'alveare aperto buddista di Pierce, ragazze. Però prima li porto a prendere un gelato per rimediare al fatto di aver dubitato della fede di Pierce. Adesso c'era una bombola attaccata. Ragazzi, mi aspettate in auto? Sentite qua, non ho intenzione di portarli in gelateria. Andremo dritto e filato all'obitorio della Contea, dove ho avuto conferma che il corpo dritto molto filato. Non vaporizzato della madre di Pierce giace su un tavolo di acciaio inossidabile lì in bella vista. Sorpresa! Benvenuti nella realtà. Va bene, va bene. Purtroppo io, tutto rifilato così, faccio fatica a alzare gli occhi a cercare, a guardarlo e... Penso che mi sono fatto tutte e due. Va bene, scusa, rifacciamo. Vai. Noi andiamo all'alveare aperto buddista di Pierce, ragazze, però prima li porto a prendere un gelato per rimediare al fatto di aver dubitato della fede di Pierce. Ragazzi, mi aspettate in auto? Sentite qua. Sentite qua. Non ho intenzione di portarli in gelateria. Andremo dritto filato all'obitorio della Contea, dove ho avuto conferma che il corpo molto non vaporizzato della madre di Pierce giace su un tavolo di acciaio inossidabile lì in bella vista. Sorpresa! Benvenuti nella realtà, quella del sonno eterno. Wow. Vedo che la gioia vi invade, se pensa che mi sono fatto a tutte e due. Preferisco questa intenzione dell'ultima. Però è uscita sporca, mi fai solo quest'ultima? Sì. Giace su un tavolo di acciaio inossidabile lì in bella vista. Sorpresa, benvenuti nella realtà, quella del sonno eterno. Wow, vedo che la gioia vi invade, se pensa che mi sono fatto tutte e due. Non mandare in onda queste cose, eh.